Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Siamo qui in officina da noi. Abbiamo un ennesimo problema, l'abbiamo già esposto svariate volte, un ennesimo problema su motori diesel un po' diciamo anzianotti, che hanno una problematica legata al DPF o al FAP, che dir si voglia. Quindi le abbiamo già fatte vedere diverse. Recentemente c'è proprio un accrescimento esponenziale di questi problemi. Ne abbiamo fatte nel corso di un mese, abbiamo risolto 5 o 6 macchine, tutte con lo stesso tipo di problema. Veramente è stato un mese dedicato soprattutto a questo tipo di problematica. Riassumiamo grosso modo anche su questa macchina. Questa è una Jaguar XF con un 3000 turbo diesel, una macchina del 2014 se non mi ricordo male, quindi, come dico sempre, dal 2008 al 2014 sono sistemi DPF di prima generazione, quindi avevano delle problematiche che i sistemi successivi, che utilizzano appunto o la Cerina, quelli di seconda generazione, o l'AdBlu, quindi questo additivo che va ad abbattere ulteriormente quelle che sono le sostanze inquinanti, hanno sempre anche loro delle problematiche, però più ridotte rispetto ai FAP di prima generazione. Quindi questa macchina ci è arrivata con la spia motore accesa, con una sfilza di errori infinita. Abbiamo iniziato appunto a sistemare la parte FAP, abbiamo detto chiaramente al cliente quali erano le alternative. Quindi le alternative, sostanzialmente, come ho spiegato tante volte, sono quando il FAP arriva a oltre l'80% di intasamento, sono di tre tipi: o si mette il FAP nuovo, con dei costi veramente molto molto elevati, perché bisogna comprare un FAP originale, quindi già i pezzi della Jaguar costano tanto, figuriamoci un pezzo di questo genere, non abbiamo neanche chiesto il preventivo, ma non oso immaginare. O si smonta il FAP che è completamente intasato e ci sono delle ditte apposite che lo puliscono, diciamo, se non integralmente, però alla fine poi ci danno un referto su quello che è il grado di pulizia. Normalmente arrivano a pulire, a seconda di come è intasato il FAP che gli mandiamo, intorno al 90-95%, e il FAP, diciamo, ritorna funzionale, se non proprio nuovo, ma ritorna funzionale, e queste due prime alternative sono assolutamente omologate. La terza alternativa, che ripetiamo non è omologata, e questo lo diciamo ben chiaramente al cliente, il quale cliente è lui che decide se fare o meno il lavoro, chiuso l'inciso, visto che sennò alcuni ci dicono voi proponete delle cose che non sono legali, quant'altro. Certo, noi proponiamo uno spettro di alternative, alcune si possono fare, alcune non si possono fare, è il cliente che decide. Quindi la macchina del cliente che ci affida un certo tipo di lavoro, il cliente è conscio del fatto, diciamo chiaramente, che una macchina del genere può girare solo esclusivamente a livello strade chiuse, a livello agonistico. È una terminologia, se vogliamo, come dire, che lascia il tempo che trova. L'importante è che il cliente sia conscio del fatto che, se per caso mai lo dovessero fermare e si accorgono che non c'è il FAP, la responsabilità rimane sua. Chiuso questo inciso, la terza alternativa, che è quella che ci ha chiesto il cliente, è proprio quello di risolvere il problema in maniera definitiva, cioè smontare il FAP. Diciamo, subito dopo la turbina c'è un contenitore a seconda degli anni separato fra catalizzatore e FAP, e nelle ultime versioni nello stesso contenitore trovate prima il FAP e o il DPF e poi il catalizzatore. Questa qua era una delle ultime versioni ancora con i FAP di prima generazione. Per fortuna il FAP è collocato in maniera separata dal catalizzatore, quindi lì si è riusciti a fare anche un lavoro, diciamo così, reversibile, tagliando appunto questo contenitore e sostituendolo con un tubo diretto. Abbiamo asportato il FAP fisicamente, in un domani con le flange si rimette la macchina sul ponte, si rimette sul FAP e la macchina ritorna esattamente come era prima. Ovviamente, al di là del discorso meccanico, c'è la parte elettronica, perché il FAP viene comandato da un differenziale di pressione con le due sonde che sono a monte e a valle del FAP,
che danno l'impulso alla centralina elettronica di attivare i cicli di pulizia. Quindi, come ho detto tante volte, non basta togliere fisicamente questo filtro, ma bisogna togliere il filtro e inibire la centralina dalle rigenerazioni, se no la macchina cosa fa? Continua a fare rigenerazioni, perché ovviamente senza il DPF non viene più rilevato il differenziale di pressione e ovviamente la macchina continua a fare rigenerazioni. Quindi siamo intervenuti anche a livello elettronico per chiudere i cicli di pulizia. A questo punto abbiamo anche rimappato la parte elettronica per dare un pochino più di corpo. Abbiamo quindi tolto questo problema. Adesso rimane un altro problema, che è quello di un ingresso anomalo di aria in aspirazione. Abbiamo smontato, questo qui è un motore AV, quindi abbiamo smontato tutti e due i collettori di aspirazione, la bancata lato passeggero, diciamo, il collettore di aspirazione è crepato, quindi da lì entra una quantità di aria anomala, eccessiva, diciamo così, che manda il segnale alla centralina elettronica, che fa accendere la spia motore, addirittura manda in protezione la macchina. Quindi significa che è un errore grave. Quindi qui, per poter risolvere il problema, visto che le due problematiche grosse erano il FAP completamente intasato e un'anomalia sull'aspirazione, dovremmo appunto ordinare, e non mi immagino il costo perché sto aspettando ancora il preventivo, il collettore di aspirazione sulla bancata diciamo destra, e un sensore che anche quello non funziona più in maniera corretta, in modo tale da tornare a ripristinare la pressione corretta nell'aspirazione. A questo punto l'aspiramotore non si accenderà più, la macchina non andrà più in protezione e finalmente il cliente riuscirà a usarla in maniera normale. È chiaro che quando le macchine arrivano a determinati chilometraggi succede che alcuni problemi si sommino fra di loro, però l'importante è fare un calcolo economico e vedere se la convenienza, come in questo caso sicuramente è convenuto fare la somma dei due lavori, perché viceversa anche dare dentro una macchina con queste problematiche non avrebbe avuto senso a livello economico, sarebbe stato molto ma molto peggio. Io direi che anche per questa Jaguar XF è tutto. Per qualunque informazione ci potete sempre contattare in sede allo 0273 83 175. Mi trovate sempre dal lunedì al venerdì, io sono lì sempre sulla mia scranna e sono disponibile per qualunque tipo di consiglio, informazione, qualunque cosa. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale sotto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima.